Ciao a tutti. Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare, fare una sorta di video sfogo perché lo necessito. Perché ne ho bisogno. Ho visto la terza stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina, serie TV che adoro, tra l'altro, voi sapete, ho fangirlato per quanto riguarda la prima stagione, come non mi accadeva da anni. La seconda stagione, l'ho vista, la vidi quando uscì. Non ve ne ho parlato sul canale perché mi sembrava ridondante fare un video sulla seconda stagione di questo telefilm, però mi era piaciuta un sacco. La seconda stagione era veramente top e finiva con un cliffhanger che realmente mi aveva tenuto col fiato sospeso del tipo e mo? E mo che succede? E poi è arrivata la terza stagione che ci ha messo molto meno a essere prodotta rispetto alla seconda. Ma quando è stata annunciata, per me è stato un fulmine a ciel sereno, ho detto oddio, la adoro, devo vederla assolutamente. E me la sono divorata praticamente in 3 giorni massimo, anche perché sono 8 episodi. E devo dire che sono un po' confuso e bisogna parlarne. Quindi ho sentito anche diversi pareri contrastanti riguardo la terza stagione di Sabrina. Molti la definiscono un pasticcio. Molti altri la reputano geniale e una giusta prosecuzione della storia in territori anche più maturi e complessi. Ok, allora, qua ci saranno ovviamente degli spoiler, ma cercherò di stare più sul vago possibile. A me Sabrina piaceva perché comunque era radicato in me il ricordo del telefilm che non c'entra nulla in realtà, degli anni 90, che un po' si rifaceva al classico Vita da strega, no? Quindi strega teenager con problemi da teenager, però intrappolata nel corpo di strega con dei poteri che molto spesso non riesce a controllare, crea dei pasticci. Ok, questa nuova rilettura di Sabrina, che in realtà si ispira ai fumetti di Aguirre, è decisamente più dark. E io ho amato molto come nella prima stagione, per quanto ci fossero dei rimandi che si ritrovavano anche nel telefilm degli anni 90, per quanto ci fossero quei rimandi, questa nuova serie TV in realtà dimostrava di riuscire in modo molto riuscito, molto efficace, di coniugare il teen drama con l'horror. Molto spesso un horror abbastanza sanguigno, con diversi riferimenti anche mitologici, occulti, letterari, anche legati all'occultismo, ma anche al cinema. Tantissime sono le citazioni al cinema di stregoneria. Ad esempio, nella prima stagione mi ricordo che c'erano tantissimi riferimenti ad Aksan, che è un documentario danese sulla stregoneria, bellissimo, tra l'altro un riferimento molto colto, o ancora a Suspiria di Dario Argento, altro grande must del cinema legato alla stregoneria. E oltre a tantissime letture, riletture, sottotesto, c'era una storia che obiettivamente coinvolgeva, avvinceva e dei personaggi che realmente risultavano indimenticabili, e se non indimenticabili, almeno comunque gradevoli, appassionanti, anche i personaggi che venivano definiti negativi e che poi hanno uno sviluppo personale. Ad esempio, Prudence, per quanto nelle prime puntate non ispiri simpatia, in realtà per lo spettatore è estremamente enigmatica e affascinante come personaggio. E questa cosa, secondo me, rendeva vincente anche questa serie TV. Devo ammettere che la terza stagione non saprei dire se mi ha deluso o meno, in realtà. Sono semplicemente molto confuso. Ci sono sicuramente tante cose che non vanno, tantissime incoerenze, buchi di trama colossali. Boh, vabbè. Allora, nella terza stagione si riparte esattamente dove la seconda terminava. La seconda terminava sostanzialmente, se l'avete vista lo sapete, con Sabrina che con la sua confraternita, la congrega e con amici e parenti decide di ribellarsi al Signore Oscuro, cioè Satana in persona, intrappolandolo nel corpo di Nicholas, che è il suo boyfriend. Nicholas quindi viene trascinato agli inferi da Lilith e la seconda stagione si interrompeva con Sabrina che dice: "Adesso riprendiamo Nicholas". E io ho detto: "Oh, wow!".
Quindi mi aspettavo veramente che la seconda stagione fosse interamente dedicata a questo viaggio all'inferno e che magari solo nell'ultimo episodio lei riuscisse a salvare Nicholas. Niente di più falso. Lei sostanzialmente ce la fa subito. Certo, non è così semplice perché comunque si scopre praticamente nell'immediato che Nicholas in realtà non è esattamente Nicholas, perché è un po' traumatizzato dall'esperienza e comunque ha dentro di sé il germe di Satana. Cioè Satana ha lasciato effettivamente dei rimasugli di se stesso. E io in quel momento, cioè, tra l'altro Lilith che usa Nicholas per i suoi servigi lo deride eccetera, poi quando arriva Sabrina dice no, arriva io Nicholas, e Lilith che dice ok, tranqui, basta che mi dai un altro corpo in cui intrappolare il maligno, e quindi ah sì, c'è Blackwood, ci sta tutti sulle palle, quindi usiamo Blackwood. Ma che cavolo. Allora da lì in poi la vicenda si complica. Allora, ci sono tanti. Io ho apprezzato molto all'inizio che ci fossero sin da subito dei riferimenti alla Divina Commedia. Ho detto adoro, questo è veramente il viaggio negli inferi, e per, diciamo, rappresentare gli inferi, dato che si dice ci sono anche delle leggende riguardo a Dante che abbia veramente visitato l'inferno, ispirarsi alla Divina Commedia l'ho trovata un'idea molto bella. Peccato che questi inferi siano rappresentati come un mix tra Dante e il mago di Oz. Vi giuro, è proprio dichiarato praticamente, c'è addirittura un uomo di latta, ma che stiamo a fare? Vabbè, fatto sta che da qui in poi il caos. Diciamo che la stagione butta trame sotto trame alla rinfusa, è tutto un calderone caotico di roba ed è quasi difficile stargli dietro, soprattutto quando alcune sottotrame sembrano meno importanti di altre, poi in realtà assumono un'importanza, poi in realtà non è vero, poi alcune cose sono sviluppate troppo velocemente, altre non hanno abbastanza cioè vengono dilungate, insomma diventa un caos. Un caos in cui il problema è che la confusione la fa da padrone, il delirio lo fa da padrone e molti personaggi perdono spessore. Ad esempio Zelda in questa stagione, effettivamente pur amandola sempre, perde decisamente lo spessore, mentre Hilda acquista punti perché si scopre che la sua passione è scrivere libri harmony trash. Top, adoro. Quella parte lì adorata. Allora, diciamo che tante sono le cose che non mi hanno convinto. Innanzitutto c'è una sorta di torneo tre maghi, ok? Perché anche Harry Potter, secondo me, è un'ispirazione qua dentro, perché sostanzialmente Sabrina decide di diventare regina degli inferi per salvare effettivamente Nicholas. Il problema è per salvare poi la congrega e tutto che sia, non voglio svelarvi troppo. Il problema è che arriva un biondino australiano surfista con la camicia aperta che all'inferno costruisce castelli di sabbia. Ok, cioè il trash è sovrumano. Allora, questo surfista australiano in realtà è Caliban, che è un principe delle tenebre fatto di terracotta, di argilla. Bah! E quindi loro due si devono sfidare per recuperare degli oggetti, tre oggetti, tre reliquie considerate comunque simboliche per l'inferno. Ad esempio la corona di Erode, la bacinella di Ponzio Pilato, i denari di Giuda. Ecco, tre oggetti che comunque anche soprattutto nella tradizione cristiana simboleggiano comunque, sono simboli relegati a personaggi ritenuti antagonisti, no? Ovviamente. Allora, io mi aspettavo un minimo di sfida, visto che questi tre oggetti non sono recuperabili da nessuno, pare. Gente che è morta nel tentativo di prendere la corona d'Erode, oppure lo stesso Lucifero che non riesce a prendere queste reliquie, ma Sabrina ce la fa, o quell'altro hawaiano con la camicia aperta. Cioè, allora, ma poi vogliamo parlare del fatto
che questa serie ha dei rimandi trashissimi a Riverdale, un'altra serie TV che viene dichiarato che sono ambientate in posti analoghi, perché comunque anche l'autore è lo stesso, no? E ci sono un po' degli occhieggiamenti ogni tanto, però obiettivamente in questa serie sono urlati, soprattutto perché nella cosa lì, nella corona di Erode, si scopre che questa passa nelle mani della famiglia Blossom, che ovviamente è la famiglia antagonista della prima stagione, che, dove Erode, quello che ammazzava i bambini nella Bibbia, viene rinchiuso in un acero, perché la famiglia Blossom gestisce un'azienda di sciroppo d'acero. Ma cos'è sto trash? Cos'è sto trash? Poi ci sono altre incoerenze assolute. Ad esempio, c'è una puntata in cui Sabrina scopre di essere una sorta di Caronte, anche una traghettatrice di anime all'inferno. E alcuni, obiettivamente, lei dice: no, non sono d'accordo che vadano all'inferno, altri invece sì, se li trascina. Ok, lei per capire questa cosa, per capire che alcune anime sono dannate in modo non corretto, lo scopre nel suo cammino agli inferi, che vi giuro, cammino agli inferi, che sarà una passeggiata della domenica. Cioè, ah, ci sono degli spaventapasseri, della gente crocifissa, vabbè, la moda, ci sono degli alberi, potrebbe essere pericoloso, ma non succede niente, niente, cioè, il nulla. Vabbè, fatto sta che c'è una puntata in cui si scopre che c'è un gelataio inquietante, ok? Questo gelataio inquietante è Satana, è da mo' che aspetta che questo schiatti, perché continua a non morire. Il problema è che ha un patto col diavolo, nel senso che in cambio di anni di vita lui macella dei bambini per come sacrificio a Satana, ok? Il problema è che lui rapisce una bambina. Ovviamente Sabrina, grazie a Dio, riesce a salvare questa bambina, ma attenzione, allora, il gelataio infila la bambina nel congelatore, ok? Si scopre dalla madre di questa bambina che questa bimba è scomparsa da 3 giorni, 3 giorni, questa bambina è nel congelatore da 3 giorni e non è morta, innanzitutto, senza mangiare, senza bere, senza, cioè, dovrebbe essere morta congelata. Vabbè, Sabrina riesce a trovarla e sta bimba che è lì, che s'annoia, dice che moda, tipo che sembra lì da 10 minuti e non trema e non è morta, ma non era manco svenuta, sta lì così, tutta carina, senza manco una giacca, niente, boh, bah, vabbè. Ma poi ci sono altre cose che si complicano soprattutto quando viene messo in mezzo, viene messo sul piano il paganesimo, ok? Arrivano i pagani che diventano i massimi acerrimi nemici delle streghe, mentre questo succede quando le streghe stanno perdendo i poteri. Ora, obiettivamente, io mi chiedo come, soprattutto Zelda, ok, che dovrebbe essere la capessa di tutto, una che è stata fino all'altro giorno devota a Satana, come fa a non esserci arrivato nessuno, ma soprattutto lei, sul fatto che se perdono i poteri forse è perché hanno incatenato Lucifero in una cantina, ok? Quando si dice sin dal primo episodio che è Lucifero a dare alle streghe i poteri, ma mannaggia, avete incatenato il Signor Oscuro in una cantina, te credo che non è molto contento di darvi lo stesso i poteri. Cioè, arrivateci prima. E poi arrivano sti pagani che fanno un po' la moda. Poi il paganesimo legato comunque alla mitologia, c'è Circe, c'è il Pan, robe, eccetera. Ci sono anche le streghe che fanno riti pseudopagani, tipo liberare le lepri nel bosco, boh, roba così, finché non scoppia una guerra tra pagani e streghe, ok. Allora, poi ci sono altre cose che dico what. Ad esempio, nella prima stagione, il personaggio di Rosalind a me piaceva molto perché lei viveva per i libri. Viveva per i libri e speravo che la lettura per questo personaggio avesse una funzione veramente forte. Lei proprio viveva per i libri e quando ha scoperto di star per diventare cieca, cioè, ha colto la cosa con una disperazione totale, soprattutto per il fatto che non avrebbe potuto più leggere niente. E io mi aspettavo che questa cosa venisse sviluppata.
Poi lei, in realtà, questo si è rivelato una sorta di catalizzatore drammatico sul fatto che si stia perdendo la vista, perché una volta che la ritrova grazie a Sabrina, Rosalind non nominerà mai più la lettura. C'è una cosa su cui si sono soffermati che poi si è blowing in the wind, anche in quel caso. Mentre uno che legge è Ambrose, ok, allora... dicono tutti, è impossibile trovare la corona di Erode, è impossibile fare questa cosa, nessuno ci riesce, manco il diavolo. Poi Ambrose apre un libro, uno, il primo che trova, pam, e ha tutte le risposte. Ma com'è possibile questa cosa? Cioè, è vero che la lettura ti salva, è vero che ti rende più colto, se vogliamo, ma com'è possibile che lui apre un libro e in 3 secondi ti sa dire tutto, dove si trova la corona di Erode, dove, cioè, ma che, cioè, secondo me è scarsa scrittura. Poi ci sono altri buchi di sceneggiatura che non ricordo bene, ma mi ricordo di aver detto, what? Non ha senso questa cosa. Per non parlare poi del fatto, e secondo me questa cosa è gestita malissimo, che si suggerisce, ma non si suggerisce affatto, che Harvey e Sabrina torneranno assieme. Io, quando è apparsa questa cosa, ho detto, cosa? Ma non tanto perché me ne freghi qualcosa, ma perché è incoerente dal punto di vista narrativo. Nel senso che non si è mai dato nessun segnale sul fatto che Sabrina possa essere ancora innamorata di Harvey e che Harvey possa essere ancora innamorato di Sabrina. Basta strofinarsi la mano un secondo per far partire un dramma nell'ultima puntata. Gestita malissimo questa cosa. Neanche la minima tensione, costruzione effettiva di un rapporto che sta per nascere. È un calderone di roba questa stagione. Addirittura c'è una super citazione che in realtà ho apprezzato, perché è una citazione molto diretta a un altro classico dell'horror, che è The Wicker Man, solo che anziché l'uomo di Vimini c'è tipo l'uomo verde, vabbè, una sorta di rito pagano che doveva portare alla distruzione dei popoli, sostanzialmente. Debolissimo anche il cliffhanger, a mio parere, per quanto abbia adorato l'ascesa al trono di Sabrina, o meglio, della doppia Sabrina, per chi ha visto questa stagione lo sa. Fatto sta che è debolissimo il cliffhanger con Blackwood che sembra semplicemente mignolo il prof, tipo conquisteremo il mondo! Wah-ha-ha-ha! Ma che è? Ma che è davvero? Bah! Allora, io l'ho guardata, allora, sembro molto critico, molto aspro. Io l'ho guardata comunque con coinvolgimento, perché a livello di ritmo, a livello di humor, a livello di coinvolgimento è comunque una serie che funziona molto bene, non ha mai momenti di stanca e comunque quando ti appassioni alla storia sei dentro, però col senno di poi tantissime incongruenze. Tantissimi momenti trash, involontariamente trash, e io trovavo che le 2 stagioni iniziali fossero realmente ben fatte. Questa invece no, ci sono troppi problemi. Io spero che sia solo una stagione di transizione. Guarderò comunque la 4 con la stessa foga di cui ho visto le prime 3, ma per me questa stagione è delusione totale. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate, soprattutto perché io lo sento parlare in modi completamente diversi. Questa è la mia opinione, ma ditemi la vostra. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao.